Bella a tutti ragazzi, qui parla Normal Comics e benvenuti nel nuovo episodio della carriera allenatore con la Juve. Registro la sera di Pasqua attualmente, sono usciti per ora i primi 4 episodi. In questo momento sto caricando anche il primo episodio di una nuova serie che ovviamente avrete già visto, ve lo posso dire, Minecraftita. È una nuova serie che appunto ho deciso di portare sul canale, spero che l'abbiate supportata e che la stiate supportando con tanti mi piace. E soprattutto in questa serie di Minecraft dovete darmi tanti consigli, tanti suggerimenti e tanti spunti. Per idee da portare sul mondo. Ma ora concentriamoci sulle due partite di oggi. Abbiamo da giocare due partite abbastanza semplici, se non ricordo male, appunto. Cagliari e Palermo, due partite da vincere entrambe, perché siamo partiti malissimo. Su quattro partite abbiamo fatto solo 5 punti, siamo noni in campionato. Dunque, la formazione mi sembra che l'avevo già preparata ed è così. E direi che può andare bene questa. Sì, l'avevo già preparata. Purtroppo ancora Higuain fuori, tornerà verso dicembre. Verso, diciamo, lo avremo poi probabilmente verso gennaio. Comunque andiamo in campo, ci vediamo direttamente allo Juventus Stadium per Juventus Cagliari. Ed eccoci in campo, Juventus Stadium, tutto pronto, tutto prontissimo per il match di campionato, partita che non ammette errori da parte dei giocatori di casa della nostra Juve, che però vede Mertens lì come prima punta. Un po' improvvisato, anche se noi sappiamo che in realtà il Napoli sta facendo veramente molto bene in quel ruolo. Dobbiamo cercare di tenere solidità in difesa, non come abbiamo fatto in questa circostanza. Per fortuna blocca Donnarumma, esordisce e subito fa un pasticcio al rinvio. Attenzione a Mertens che riceve palla centralmente. Mertens vede dentro Dybala, la gioia del dribbling non va. Molto bene per ora i difensori del Cagliari, che non permettono a Dybala di girarsi e di provare il tiro, ma quando la palla sul destro non riesce a rientrare sul sinistro. E quello è il lavoro principale di Dybala e per ora i giocatori del Cagliari lo stanno chiudendo in modo perfetto. Devo dire un Cagliari che ha messo molto bene in campo, una Juve che sente la mancanza di una punta forte, una punta importante lì davanti. E né Mertens né Mbappé probabilmente potranno sostituire quello che era Higuain. E qui arriva il gol del Cagliari. Niente da fare ragazzi, questa Juve è sempre più in declino. Chi ha fatto gol? Sono curioso. Sono curiosissimo di sapere chi ha fatto questo sinistro da paura. Panagiotis Kone dovrebbe essere stato, mamma mia. Ha buttato letteralmente giù la porta. Eccolo qua al sinistro. Beh, abbastanza imprendibile, quasi nel 7. Taxidis, non è Panagiotis Kone, giustamente. Taxidis. L'ha messa dentro, ai ai ai, ai ai ai, ora 1-0 Cagliari e qui cambia tutto alla Juventus Stadium perché dobbiamo un'altra volta inseguire. Io continuo a dire ragazzi che mi dispiace tantissimo ma la panchina qui traballa, servono dei punti chiave perché non va bene così. Proviamo ora subito a rispondere a questo Cagliari, con Pjanic, taglio dentro di Dybala, fermato. Attenzione a Dybala, la palla è per Mertens. Dries, è un pallone troppo importante per sbagliarlo. È troppo importante per sbagliarlo. È troppo importante per sbagliare un pallone così. Dries Mertens. Uno pari all'80esimo. Dybala qui l'ha servito perfettamente. Mertens sbagliava. Rischiava di far imbestialire uno stadio intero. Anzi, non rischiava. Avrebbe fatto imbestialire uno stadio intero. 1-1. Poco meno di 10 minuti per provare una rimonta, per provare un altro gol. Sarebbe un sogno perché permetterebbe di prendere un po' di aria diciamo, alla situazione juventina che è molto traballante. Riparte Asamoah, riparte la Juventus, Dybala per Mertens, per Mertens, per Mertens, per Mertens. C'è Pitelli, è sempre lui a chiudere. Riparte la Juve, 89esimo, 89esimo, riparte la Juve, Dybala. Dybala, devi gestire bene questa palla ma non perdere tempo perché l'arbitro fischia se perdi tempo. Dybala, la palla dentro per Coman, è interessante la palla per Coman, è interessante la palla per Coman. Coman, Kingsley, non la far uscire, non la far uscire, non fatela uscire. Che cos'è sto passaggio? Kingsley, 1-1, mi ha evitato una disfatta incredibile però comunque pareggiare col Cagliari in casa non è proprio ammissibile. Ed ecco la formazione contro il Palermo, Buffon, Alessandro, Chiellini, Bonucci, Steiner, Verratti, Pjanic, Coman, Mbappé, Kayon, Mertens.
Diamo fiducia ancora a Mertens, punta, che comunque ha trovato il gol, deve trovare continuità, Mbappé deve giocare i suoi minuti, Dybala è abbastanza stanco, ci viene in campo direttamente per Palermo-Juve. Non dico niente perché sennò ci portiamo sfiga, però vediamo di darci una mossa, svegliamoci. Ed ecco che le squadre entrano in campo. Bologna primo, Lazio secondo, Empoli terzo. Ragazzi, cos'è successo alla Serie A? Non si sa, però intanto sappiamo solo che la Juve è undicesima. E ripeto, questa è la peggiore Juve probabilmente degli ultimi 10 anni. E questi risultati sono veramente molto tristi per la dirigenza. Vediamo di svegliarci, come ho detto appunto nel prepartita. Vediamo di farlo con Coman. Dentro per Mertens, allora Mbappé. Fermato. Attenzione a Mbappé. Mbappé in ripartenza. Dai Mbappé. Palla è per Mertens, molto molto male. Molto male questo passaggio. Non potrà mai passare una palla con due difensori che lo marcano a uomo. Questi sono gli errori che dobbiamo evitare. Questi sono gli errori che dobbiamo evitare perché loro sono sicuramente più bravi di noi a concretizzare. Ed eccoli qua, gli errori che ci condanneranno a un esonero, ragazzi, secondo me è quasi certo. Questi ovviamente sono degli errori miei, ma errori di distrazione, errori stupidi. Buffon anche molto reattivo, devo dire. Era un tiro centrale alla fine. 1-0 Palermo. Riparte ancora la Juve, ma il Palermo praticamente non c'è in difesa. Il Palermo non c'è in difesa. Mbappé, Mbappé, va in porta ragazzo. Va in porta e sfondala però, 1-1. Lotten, o Mbappé come si chiama. È forte questo ragazzo, l'ha dimostrato, lo sta dimostrando. Ha il fiuto del gol. È stato sfortunato nell'azione precedente con quel palo, però ora si è subito rifatto 1-1 e questa volta però il tempo per rimontare c'è e come. E c'è anche una prestazione, ragazzi, secondo me una delle migliori che abbiamo visto dall'inizio della stagione, però sempre contornata da incorniciata, possiamo dire, da errori individuali molto stupidi che si possono evitare. E dovremo lavorare soprattutto su questo, sugli errori individuali, su quando recuperiamo palla in difesa e non tendiamo a liberarla. Ma vogliamo tenerla lì, come abbiamo fatto in questo momento. Dobbiamo cercare di spazzare di più. Cerchiamo troppo il rigiocare il pallone. Per ora possiamo ripartire con Pjanic. Pjanic si sta aprendo un varco. Lo vedo il varco per Mbappé. Ed eccolo qua, il varco per Mbappé fermato. Giochiamo probabilmente il miglior calcio d'Europa, però poi non riusciamo a concretizzare. Marchisio, palla per Piazza. Eccolo qua largo. Marco. Marcolino Piazza. Non c'è nessuno in mezzo di alto. La deve tenere. Per Mbappé, ancora per Piazza, Verratti, giro pala perfetto, Mertens, Mertens per Dybala, Mertens tiro gol, errore del portiere, clamoroso, ma Mertens può andare a festeggiare, 2-1 Juve all'82esimo, è arrivato il gol, liberazione per i bianconeri, mamma mia ragazzi, quanta fatica però tutto dai piedi di Verratti che ha pescato Mertens, ha visto Dybala largo 1-2 con Mertens e qui l'errore del portiere clamoroso perché era stato un tiro molto ma molto brutto. 2-1 Juve, molto bene, a segno sia Mertens sia Mbappé, i due giocatori che appunto ho detto all'inizio episodio avrebbero dovuto sostenere i gol che non può fare perché è infortunato il Pipita Higuaín, però ora ragazzi assolutamente vietati gli errori, vietate le stupidaggini. Loro saranno spinti tutti in avanti, dobbiamo cercare di sfruttare ora questa situazione per andare a fare anche il terzo, perché ce lo meritiamo. Andiamo in ripartenza con Marchisio. Comunque ragazzi, il cambio anche di Piazza è stato perfetto, ed eccolo qua Piazza. Attenzione all'ultima azione con un pericolo, Buffon ci salva all'ultimo secondo. Due di recupero. Dovrebbe essere l'ultima occasione per il Palermo per fregarci. Palla che rimane là e penso che è finita. Penso che è finita. Non è finita. Tiro fuori. 2-1, 3 punti. E a testa molto, ma molto bassa. E con umiltà prendiamo 3 punti. Li aggiungiamo alla nostra classifica. E comunque con soli 3 tiri in porta abbiamo fatto 2 gol. Quindi non è stato un attacco così entusiasmante. È pure vero che quel palo è stato clamoroso. Molto bene. Allora, andiamo a vedere un attimo come è messa la cosa e poi concludiamo l'episodio con comunque almeno una vittoria. Una vittoria e un pareggio direi che non è andato malissimo.
Ok, Juventus sesta, va bene. Ok, ci siamo. Siamo il secondo attacco migliore della Serie A. La difesa, beh, la difesa molto molto male. L'altro ragazzi, dov'è il Napoli? Il Napoli è ultimo, non ci voglio credere. Il mio cuore azzurro soffre per questo Napoli ultimo. Gli abbiamo levato Higuaín, abbiamo levato Mertens, abbiamo levato Caglione. È anche comprensibile che dopo 6 partite non sono riusciti neanche a vincere una volta. Napoli, riprenditi perché questa situazione non va per niente bene. Comunque, crisi per il Napoli, ma crisi anche per la Juve. Crisi per l'Inter. Bene, sono rimasti solo il Milan e la Roma. E poi Bologna, Lazio e Empoli. Sorprese assolute, soprattutto vorrei dire il Bologna, che è primo, con 13 punti. Dunque, ragazzi, andiamo a fare gli allenamenti e chiudiamo questo episodio. Che comunque direi, tutto sommato, non è stato malissimo. Vediamo se sale qualcuno. Mbappé al 79. Allora sì, si avvicina all'80 Mbappé. Quando arriverà all'80 sarà il salto di qualità che gli permetterà di diventare titolarissimo indiscusso. Ma noi ragazzi ci vediamo nel prossimo episodio. Se questo video è piaciuto vi chiedo di mettere un mi piace. Di iscrivervi al canale. L'offerta del Cile ovviamente la rifiutiamo. Prossimo episodio, che partite vedremo? Mönchengladbach in Champions, fondamentale perché qui ragazzi il passaggio agli ottavi è priorità. E poi partita con l'Empoli che è terzo in classifica, vorrei ricordarvelo. Ci vediamo nel prossimo video, bella!